Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Siamo tornati qui al Parco del Foro Boario. Allora, la scorsa settimana noi eravamo stati qui con Beppe Marconi su segnalazione di un telespettatore per parlare delle condizioni fatiscenti qui di quella che dovrebbe essere una fontana, le cui acque erano diventate veramente sporche e tra l'altro c'erano un sacco di rifiuti. Allora, guardate che cosa avevamo trovato la scorsa settimana. Vediamo che la situazione sembra più uno stagno così messo di proprio male, putrida. Putrida, pieno di rifiuti. Esatto. È un peccato perché alla fine questo foro boario, di cui anche in passato no, si criticava, in realtà mi sembra che stia diventando un parco ben tenuto. Questo stagno, insomma, è messo male, dovrebbero metterci male. Questo non è uno stagno, questa è la fontana che è diventata uno stagno. È uno stagno adesso. Fa un po' schifo. Guarda, veramente ci sono tutte nate queste alghe, queste non so, queste erbe sicuramente che sono, sono le foglie, no, pioppi ci sono mie intorno. Non mi pare. Comunque sia, veramente, qui appena arriva caldo veramente ci si sta più dal tanfo. Sì, guarda poi là, i rifiuti, carte, tutto quanto. Peccato, ma non arriva. Peccato perché è una bella fontana questa, tenerla così è veramente un peccato. Ma Arezzo non abbiamo vocazione per le fontane. Questa è bella, bella grande, tanto col vento adesso che vedi come sposta. Sì. Le manda putrido tutte. Lo manda tutto dello stesso punto e lì sono veramente sabbie mobili, lì non osiamo sapere cosa c'è sotto. Nel frattempo, dopo dunque la nostra trasmissione, qualcosa è accaduto, qualcosa si è mosso. Vedete, intanto che l'acqua non c'è più, nel senso che è stata tolta l'acqua dalla fontana, è stata in parte ripulita, anche se vediamo che nel frattempo altri rifiuti sono stati gettati e più ci saranno stati anche quelli vecchi. Dunque sembra che qualcosa si sia mosso. Ci auguriamo ovviamente che sia solo il primo passo per ridare lustro a questa che dovrebbe essere una bellissima fontana. Adesso vedete è tutta arida, probabilmente saranno in corso dei lavori per riportarla a pieno funzionamento. Certo, vista così speriamo che appunto non venga lasciata tanti giorni in queste condizioni, perché ovviamente non è un bellissimo spettacolo, non lo era prima con l'acqua sporca che vi abbiamo fatto vedere, dove insomma c'era un po' di tutto, non lo è così con la fontana completamente vuota e come vedete ci sono dei rifiuti. Insomma, è chiaro che probabilmente è una situazione temporanea, torneremo comunque a vedere come procede anche dopo le segnalazioni che abbiamo ricevuto. Ci fa piacere che comunque dopo la nostra trasmissione qualcosa si è mosso e ci auguriamo che in tempi brevi questa fontana possa ritornare a gettare acqua e appunto a tornare ad essere decorosa qui in questo parco, che per il resto, come abbiamo già detto la scorsa settimana, ci sembra ben tenuto. Peccato davvero le condizioni di quella che dovrebbe essere la fontana del parco. Ci auguriamo che adesso insomma chi di dovere intervenga nuovamente e che possiamo tornare magari la settimana prossima a farvi vedere la fontana zampillare. Per segnalazioni, redazione @arezzotv.net, ci vediamo domani.